Oddio, che voce acuta mi è uscita! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi andiamo a parlare di libri sotto, libri belli, a mio giudizio, sotto le 150 pagine. Questo è un video che mi avete richiesto su Instagram, se non mi seguite vi consiglio di farlo perché lì sono molto attiva e mi fa tanto piacere parlare con voi. Trovate il mio contatto giù in info box. Spero che i miei consigli vi piacciano e possiate trovarli interessanti. Ho cercato anche libri che non vi ho mai mostrato sul canale perché li ho letti molto tempo prima di iniziare la mia avventura sul tubo e quindi magari potete trovarli interessanti rispetto a quelli con cui vi martello costantemente. Ho scelto poi tre libri che superano di poco le 150 pagine, arrivano massimo a pagina 166 e per 10 pagine in più insomma non succede niente, dai, anche perché secondo me sono meritevoli. Il primo che vi consiglio è un po' banale, ma non ve ne ho mai parlato sul canale, ed è Il piccolo principe di autore che non pronuncio perché il mio francese fa abbastanza pietà. Questo è del Corriere della Sera. Fa niente, è un'edizione vecchissima, conta 120 pagine circa. Non lo leggo da una vita, in realtà mi ricordo che da piccola lo leggevo e lo rileggevo continuamente. E che dire del Piccolo Principe? Se non l'avete mai letto, secondo me è una lettura che vi può far riflettere tanto sul valore delle piccole cose e anche su quello delle grandi. È un libro che consiglio anche ai più piccoli, in realtà, perché io l'ho proprio apprezzato in tenera età e non so che forse gli adulti in età adulta non riscuote molto successo, quindi non so perché, dovrei rileggerlo anche io e vedere se le considerazioni che fa adesso per me sono banali o scontate, però in questo momento è la me di 10 anni che vi consiglia questo libro. Poi, libro di cui vi ho parlato di recente, Il Grande Gatsby. Cioè, ragazzi, Il Grande Gatsby. Cioè, serve altro? Un libro sotto le 150 pagine che io in realtà non ho apprezzato, ma che vi consiglio perché è in dubbio il suo valore letterario, anche se io non... cioè, anche se a me non è piaciuto, ma questo è un gusto personale che va oltre il riconoscimento letterario, è Bar Sport di Stefano Benni. Bar Sport si inserisce nel filone della narrativa umoristica italiana che io apprezzo tanto. L'umorismo è molto soggettivo, a me non ha preso, però magari a qualcun altro sì, quindi lo consiglio comunque. Consiglio questa raccolta di poesie, Nostra Signora dei Consigli di Alessandra Racca. Allora, tendenzialmente le raccolte poetiche che leggo io sono sotto le 150 pagine, è difficile che vadano oltre, massimo arrivano a 200 pagine ed è già tanto. Io comunque ho scelto di consigliarvi questa, non Tutto qui di Franco Marco Aldi, non Ruppi Kaur, che forse è quello che va oltre le 150 pagine, perché è un tipo di poesia molto pop, sia nel ritmo sia nei contenuti, e secondo me può far avvicinare tante persone alla poesia, tutte quelle persone che credono che la poesia sia solo individuazione delle metafore e delle figure retoriche. Questa è una poesia molto terra-terra, molto pragmatica, che parla della società contemporanea, senza denuncia. È una poesia, un tipo di poesia molto ironica, molto divertente, ma non meno intelligente, anzi, che può, secondo me, far avvicinare molte persone a questo genere. Un classico che vi consiglio è Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Non fatevi spaventare dalla mia edizione, perché non contiene solo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma altri due racconti, e la parte di Dr. Jekyll e Mr. Hyde conta 180 pagine, però io ho questa edizione della Mondadori che ha le pagine divise in inglese e italiano, quindi in realtà sono molto meno di 180 pagine. Devo spiegarvi perché dovreste leggere Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
Credo di no. Sapete che a me affascinano molto i romanzi, le storie che parlano di follia e che trattano anche la psicologia in modo più o meno approfondito, perché in un romanzo non cerco un saggio. E mi piace come Stevenson, con molta intelligenza, e mi è piaciuto tanto come Stevenson ha affrontato questa tematica attualissima. Davvero, leggetelo. Un libro sotto le 150, un altro classico, questo italiano, è La Luna e Falò di Cesare Pavese. Ve ne ho parlato in un video, lo trovate linkato giù in info box. Pavese è secondo me, il cantore dei sentimenti, il cantore dell'infanzia, della nostalgia, e anche se si inserisce nella corrente del neorealismo, questo libro, e non solo a quanto ho capito, è altamente simbolico, è ricco di simboli. Un saggio invece sotto le 150 pagine è L'arte d'amare di Erich Fromm. Questo libro l'ho letto alle superiori per sociologia, per psicologia. È un libro sulle relazioni, non solo amorose. È un libro che mi ha dato tanto al tempo, infatti lo consiglio agli adolescenti, ai giovani, perché può far riflettere molto su quanto possiamo dare in amore, su quanto dovremmo tenere per noi e su quanto è importante amarsi, prima di tutto, e quanto è importante avere una propria identità, un'identità forte, non lasciarsi schiacciare dalle relazioni, perché se una relazione ti schiaccia è una relazione tossica. E Erich Fromm ti spiega anche un po' come uscire da queste relazioni, non condannando l'altra persona, ma lavorando su te stesso. Davvero mi è stata una lettura al tempo illuminante, mi è piaciuta davvero, davvero tanto, e quindi ve lo consiglio. Due classici di cui vi ho parlato ad nauseam sono in realtà La Luna è tramontata di John Steinbeck, e sempre John Steinbeck, Uomini e topi. Anche qui devo dire altro, questo è forse il libro, uno tra i libri meno conosciuti di John Steinbeck, ma assolutamente non meno valido, e ho iniziato a leggere, a conoscere l'autore proprio dai suoi testi più piccini, dai suoi romanzi brevi. Il mio preferito tra i due? Che domande! Un libro che non vi ho mai consigliato perché ho letto secoli fa, è L'amico ritrovato di Fred Ullman. Non mi ricordo, sono sincera, molto della trama perché l'ho letto alle medie, se non prima addirittura, no, alle medie. Io ho letto parecchi libri sull'Olocausto, questo non è il migliore, secondo me, sull'argomento, però è il migliore per quanto riguarda la delicatezza, per quanto riguarda lo sviluppo della tematica dell'amicizia, come dice già il titolo, e mi ricordo che mi aveva emozionato parecchio al tempo. Un classico che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni è Le notti bianche di Dostoevskij. Questo è un libro che vi può far bene, è un libro che vi può tenere compagnia per 4 notti o solo per 1 giornata. Dipende un po' come lo volete leggere e quanto può farvi piacere rimanere con Dostoevskij. È un libro che dà speranza e io ho un po' un debole per questa tipologia di libri, questa tipologia di storie. 3 libricini invece che vanno oltre, un pochino oltre le 150 pagine, sono Flatlandia di Abbott. Questo romanzo fantastico cioè genere fantastico, poi è anche fantastico. È un romanzo che utilizza una fortissima metafora per parlare di attualità. Poi, altro libro in autore italiano, questo è La variante di Lüneburg di Paolo Maurensig. Un libro di cui non voglio dirvi assolutamente nulla, che vi consiglio anche se non siete appassionati di scacchi, anzi magari vi verrà la voglia di giocare grazie a questa storia, e vi consiglio di non cercare nella trama sul web, perché la penna di Paolo Maurensig ti guida verso un epilogo che non avresti mai immaginato. L'affermazione che ho appena lanciato sembra una di quelle che si trovano sulle fascette che ricoprono i libri, che avvolgono i libri, però davvero è così, fidatevi. Ultimo libro che vi consiglio, anche questo superiore,
cioè supera di poco le 150 pagine, siamo sul 160, è L'Arminuta di Donatella di Pietrantonio. Anche di questo vi ho fatto un video. Rientra un'attrice, anche lei italiana, vincitrice del Premio Campiello nel 2017. Se vi piacciono i romanzi regionali in cui ambientazione, luogo d'origine dell'autore e linguaggio utilizzato ricco di dialettismi coincidono, questo è il romanzo che fa per voi. Questi erano i miei consigli, ora chiedo a voi di consigliarmi dei libri sotto le 150 pagine e se vi chiedo anche se questo video vi è piaciuto di battere un like e di iscrivervi al canale cliccando il pulsante rosso qui in basso o sul mio faccione che comparirà qui per non perdere i prossimi video e rimanere sempre in mia compagnia. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!